eccoci qua. Allora abbiamo Giancarlo Antonioni, buonasera Giancarlo, ancora tanti auguri, dopo sei giorni si continua a festeggiare questo compleanno, 60 anni, una bella tappa. Sì, questo era previsto già da tempo con Gigli Amico, diciamo il vero però è stato quello, diciamo, del 1° aprile lì al Palazzo Vecchio, che è stato bellissimo sia come manifestazione sia come dimostrazione dei tifosi della Fiorentina nei miei confronti, e non solo i tifosi ma un po' tutta Firenze praticamente. Oggi è stato un complimento importante qui alla sede RAI, festeggiato insieme ad altri, al mio compagno Moreno Roggi, che ha compiuto anche lui 60 anni, e Alberto Di Chiara 50. Ti chiedo anche che sensazione hai avuto nel ricevere le chiavi della città, quindi sei praticamente un fiorentino a tutti gli effetti al 100%. Sì, non sono originario di Firenze, nativo di Perugia, però ormai fiorentino d'adozione dopo 40 anni, e ricevere un riconoscimento così, così ambito mi ha fatto molto piacere da parte del comune, anzi li ringrazio pubblicamente che mi hanno dato questa opportunità e questo riconoscimento importante. Dare le chiavi di una città a una persona vuol dire che si fidano di te, perché dare le chiavi è come se dai le chiavi di casa a un tuo amico, quindi sono molto contento di questo attestato che mi ha dato il comune e questa fiducia che hanno nei miei confronti. Può arrivare un regalo da parte della federazione nel partecipare alla prossima spedizione in Brasile al posto di Gigi Riva, che per tanti anni ha accompagnato la nazionale? Ma questo può essere un obiettivo, però in questo momento c'è Gigi Riva e quindi forse il mondiale lo vedrò in televisione, però già il fatto che ci sia interessamento da parte della federazione di cercare di valorizzare anche il mio operato va bene. In questo momento ricopro il ruolo nel settore giovanile, però chiaro, il pensiero è quello di poter migliorare anche questa situazione, speriamo. Quel mondiale forse lo giocherà Pepito Rossi, che sulla cui condizione sta molto migliorando nelle ultime settimane. Quanto sarebbe importante la sua presenza anche per lui a livello psicologico? Ma credo per tutti è importante, per lui, per Firenze, per la Fiorentina e chiaramente per la nazionale. Se riesce a rientrare nel giro di 15 giorni, un mese, forse anche 40 giorni, penso che abbia la possibilità per poter partecipare al mondiale. Credo che Prandelli lo aspetta, lo tiene in considerazione. Chiaramente minimo ci vuole un mesetto e mezzo prima che iniziano i mondiali, deve rientrare in campo per dargli quella giusta garanzia. Prima di chiudere ti chiedo, la Fiorentina il 3 maggio giocherà la finale contro il Napoli, rientrerà probabilmente Giuseppe Rossi, forse anche Mario Gomez, e credi che possa essere un rischio schierare eventualmente da titolare questi due giocatori, o comunque credi che possano farcela per quell'evento? Ma quando uno va in campo è sempre, non dico al 100%, però in condizione di poter giocare. Credo che poi deciderà Montella alla fine, l'allenatore che decide sulle condizioni fisiche e anche se stesso decide sulle condizioni fisiche, la persona, in questo caso i giocatori. Se dovessero rientrare tutte e due, per la Fiorentina sarebbe un vantaggio, perché in questi mesi un po' la mancanza si è sentita di questi due personaggi. Se forse erano in condizioni ottimali in questi periodi, la Fiorentina poteva avere sicuramente qualche punto in più. Grazie.